questa giornata di UEFA Super League si affronteranno i padroni di casa del San Filippo Neri nella sua consueta maglia rosso e blu. Gli ospiti saranno la Real Miami con la seconda divisa, la maglia gialla, calzettoni e calzoncini neri. Stanno per iniziare gli 80 minuti di gioco, le formazioni. Andiamo con il 4-3-3 della San Filippo Neri con in porta Sebastiani, la difesa 4 Bocci, Cacioni, Ciarnello e Bisci, centrocampo a 3 con Carta, Bracci e Sebastiani, il fratello del portiere, l'attacco a 3 con Chiaiese da una parte, Pacifici dall'altra, la punta Saltarelli con il numero 9, risponde la Real Miami 4-3-3 anche per la formazione in maglia gialla con De Maria in porta, De Maio, Canna, Saltobelli, Capone in difesa, centrocampo a 4 con Venditti, Bianchi e Profil, capitano il Bianchi numero 10 e l'attacco a 3 con Perrone da una parte, Piccirillo dall'altra e 20 il numero 21, l'attaccante con la maglia numero 21 come unica punta. Attacca subito dalla sinistra verso destra la San Filippo Neri, risponde da destra verso sinistra la Real Miami. Primo calcio di punizione del match in zona difensiva, altezza della bandierina per la Real Miami. Capone a battere, lancio lungo a spiovere a centrocampo a cercare Perrone con il numero 9, perde il duello e si fa in avanti il San Filippo Neri. Lancio sulla sinistra, il cross in rigore, proprio in questo momento scarico dietro a cercare il numero 8 Carta che calcia la prima azione del match, affirma San Filippo Neri, ottima spinta con il pugno del portiere che poi la blocca, può ripartire sulla sinistra. Perde palla De Maio, attaccato regolarmente inizialmente e poi nell'arbitro fischia il calcio di punizione per Real Miami. Battere andrà De Maio con il numero 7, va centralmente, anticipato da Bocci, un giocatore in maglia gialla. Poi la scambia con Chiaiese, avanti l'esterno destro d'attacco con la maglia numero 2. Può anche crossare, va spinto regolarmente, palla fuori, rimessa dal fondo per la Real Miami. Minuti di gioco 1 e 20, ancora 0-0. Pericoloso in due azioni offensive sia da una parte che dall'altra il San Filippo Neri. È pronto De Maria, il portiere mancino, a rinviare, a spiovere il pallone a centrocampo, non la prende nessuno, arriva a Venti che si lascia anticipare da Sebastiani, palla ancora a centrocampo per i rossoblù, scivola a terra con il numero 10 Bracci e conquista un ottimo calcio di punizione all'altezza della lunetta del centrocampo. A battere va proprio il numero 10 Bracci che ha subito il fallo. Si parla con Ciarnello, il capitano, il numero 3 difensore centrale. Posizione offensiva nel rigore a spiore, non ci arriva nessuno. Palla che termina fuori, ancora rimessa dal fondo per la Real Miami. Battuta corta verso Capone con il numero 17, la verticale verso Piccirillo, ma il campo è finito, non se ne accorge Piccirillo, rimessa laterale già battuta per San Filippo in area di rigore, c'è il numero 2 Chiaiese che si gira e calcia, palla a sorvolare la traversa, tiro più pericoloso finora della squadra rossoblù che ha messo le tende in questi primi 2 minuti e 50 secondi di via di gioco. Avvio pericolosissimo dei padroni di casa. Sì, è vero Nicolò, un San Filippo Neri particolarmente all'arrembaggio, una Real Miami che, attenzione però a te perché no, in realtà no, perché la Real Miami qui ha recuperato un ottimo pallone, una squadra che ha giocato 2 giorni fa la Real Miami e che non è mai entrata in campo contro la Lokomotiv Casilina, ma intanto a te perché c'è un cross interessante. Sì, ma recupera palla Cannas e può ripartire l'azione offensiva della Real Miami, almeno per questo minuto, lancio in diagonale dove non c'è nessuno in maglia gialla a recuperare il pallone, allora ci sarà rimessa laterale per il San Filippo Neri. A battere andrà Bocci con il numero 19. Sì, come ti dicevo Nicolò, il tacco qui intanto lei scusa, ma ancora rimessa laterale per il San Filippo Neri, voleva battere pallare al Miami, al guardalino dell'arbitro hanno detto che la rimessa è rosso blu. Battere ancora Bocci, andiamo a cercare il numero 9 Saltarelli che commette fallo sullo stop. Saltarelli si era liberato, addirittura aveva calciato in porta ma ha commesso fallo, il fallo su De Maio,
Sì, sembrava netto come fallo perché è andato comunque a pestare il piede, chiaro, è molto simile alla situazione che aveva visto, ti ricordi, Abraham con il difensore del Genoa che pestò il piede e il gol di Zaniolo poi venne poi di fatto annullato. Sì, sono situazioni che nel calcio italiano vengono molto spesso fischiate e questa ne è la prova. Ricopre la palla altissima la formazione di casa con Sebastiani. Lascia in avanti a cercare Saltarelli, sponda per Chiaiese in area di rigore, calcia! Sotto la traversa! Chiaiese è entrato sulla destra, un bolide con il collo del piede dopo 5 minuti di gioco. 1-0 San Filippo Neri, Leo. Eh sì, questo è un gran gol, poi il San Filippo Neri ce le ha queste prove, insomma, quindi è una squadra che quando si porta in avanti fa sempre paura, in questo caso l'ha fatta e come, ma una Real Miami che come 2 giorni fa non riesce ad entrare in campo e prende gol nei primi minuti, questa volta è capitato al sesto circa e 2 giorni fa era capitato addirittura al terzo minuto, quindi figurati, è una squadra che evidentemente deve riuscire a trovare la quadra all'inizio della partita, non riesce mai a scendere in campo con il giusto approccio. Allora cambia subito il parziale, 1-0 per i padroni di casa, un ottimo recupero, palla altissima la formazione del Real Miami che la recupera ancora in questa occasione, scusa Leo, diceva San Filippo Neri che con Sebastiani ha recuperato palla al centrocampo, scambio in avanti con Saltarelli, sponda esterna per Chiaiese che entra in area di rigore e con un volley di collo destro dritto per dritto ha bucato le mani di De Maria. Dovrebbe essere 1-0. Anche il primo gol in campionato, sì, di Chiaiese, se non sbaglio. A te, cross in area di rigore a mezza altezza, De Maria la fa sua, senza alcun problema, e lancia con le mani. Vedi perché? Perché la Real Miami è molto scollata, e o è concentrata tutta dietro, oppure... Intanto prova la rovesciata, Saltarelli, bella palla ancora di Chiaiese, il più vivace dei suoi. Non c'è arrivato però Saltarelli a colpire in rovesciata, si era coordinato benissimo però. Sì, è vero. È vero, ma ce li ha questi colpi quel ragazzo. Intanto qui scivola a terra carta. Si può proseguire, Altobelli perde il pallone, può recuperarla il capitano Bianchi, il numero 10 del Real Miami, che scivola a terra ancora Sebastiani a recuperare l'ennesimo pallone in questi primi 7 minuti di gioco. Vi anticipo Ciarnello. E la capitana anche capitano, a Ciarniello, intanto sì. Attenzione a Ciarniello perché dietro è veramente una... non fa passare nessuno, è una diga. Sì, uno dei migliori in campo anche settimana scorsa. Capitano numero 3. L'avevi commentato tu quella, sì, con l'Alba Roma, vero? Intanto entra in area di rigore, il tiro con il destro, cioè ha provato Pacifici che è rientrato sul destro, sul suo piede preferito, odore della doppietta settimana scorsa. Pacifici, tiro di interno collo, palla fuori. Di Maria poteva controllare benissimo la conclusione del numero 7 in maglia rosso-blu. 7 minuti di gioco, ancora 1-0 per il San Filippo Neri, palla che termina a centrocampo, la sventagliata di Bianchi diventa buona ancora per la Real Miami in maglia gialla, forse gioco pericoloso, sarebbero lascia proseguire Chiaiese, palla che termina in rimessa laterale ancora per la Real Miami e batterà con De Maio. Bianchi stoppa il pallone, può cambiare gioco, lo fa in questo momento, anzi una verticale a cercare lo stop di petto che era riuscito di Piccirillo, che ha stoppata però troppo in avanti, il pallone è riuscito poi a concludere. Devono provare queste soluzioni però, ragazzi, in maglia gialla, perché è l'unico modo che hanno per riuscire a scavalcare la difesa. Lancio lungo e pedalare. Il problema è che davanti c'è un ragazzo piccolissimo che è Nicolas Venti, che 2 giorni fa ha fatto un gol incredibile, un gol d'antologia, da fantascienza, e l'ho commentato io alla Borghesiana. Però per il resto non è stato mai trovato con tanta continuità da questi palloni lunghi, vedi? Eccolo qui, proprio Venti, scavalcata ancora una volta dalla coppia Caccioni-Sebastiani del San Filippo Neri. Allora palla dall'altra parte del campo dove arriva Capone, poi Cannas gira ancora verso il centrale che perde però il pallone, può recuperarla con il numero 10 Bracci che può tentare la conclusione, anzi era un cross, non ci è arrivato. Ancora una volta Chiaiese, palla che termina fuori, allora l'ennesima rimessa dal fondo, 8 minuti e 30 di gioco per la Real Miami. De Maio arriva a Bianchi a sostegno, lancio in avanti a cercare ancora Venti, esce dalla propria di rigore Sebastiani con la testa la fa sua, poi Bocci all'alta a centrocampo ci arriva con la testa a Venditti, alza un campanile Bracci, la stoppa
anzi di prima Saltarelli, la gira con la testa, poi dall'altra parte, subito ancora per Chiaiese, si vede azione simile al gol, è andato in scivolata Chiaiese, non l'ha presa, era uscito De Maria, non l'ha presa neanche lui, la palla che termina fuori ancora pericolosa. Però guarda, San Filippo Neri, guarda come tagliano però gli esterni del San Filippo Neri. Chiaiese è la terza volta che scatta in avanti, si propone e va a prendersi il pallone. Lui può giocare da terzino, può giocare da esterno, il lavoro lo fa sempre in maniera egregia, perfetta. Ma poi quando ci sono azioni corali del San Filippo Neri, tutti aiutano, tutta la squadra si aiuta a vicenda, ed è capitato soprattutto con la Montagnola. Ancora azione offensiva sulla destra, si distende e Bocci può crossarla di prima, invece la stoppa, poi rientra sul mancino, non è il suo piede, va giù, si può proseguire, non c'è stato il fallo. Poi De Maio d'esterno voleva alzarla a Bianchi, si alza un campanile, c'è molto vento anche oggi. Poi regala la palla qui Sebastiani alla Real Miami, ancora Bianchi, stoppa a spalle alla porta e poi si gira Bellancia a cercare 20 con il numero 21, 20 è più veloce di tutti, entra in area di rigore, sombrero su un difensore, su due ancora, 20 sulla sinistra, può cacciare, rientra sul destro e supera due, il terzo era Ciarnello, vince il contratto. E quando arrivi davanti a Ciarnello, difficile superarlo, non la prendi mai. Quando arrivi davanti a Ciarnello non la prendi mai, perché è un giocatore davvero fantastico che aspetta sempre l'ultimo momento per fermare l'avversario, aspetta sempre il momento opportuno per mettere la gamba, per mettere la testa, per valutare qualsiasi situazione. E con Nicolas Venti evidentemente l'hanno preparata così. Con Nicolas Venti devi sempre aspettare l'ultimo secondo, perché è capace anche di tirarti da centrocampo quel ragazzo. Qui Ciarnello lancia in avanti, anticipato Saltarelli, palla che comunque diventa buona per il San Filippo Neri, poi Bacchieribatti, Capone in avanti, poi c'è Venditti sul pallone, fascia a destra, campo è finito, rimessa laterale per la Real Miami, forse il controfallo, l'arbitro dice che si può continuare, ma perde comunque il pallone in uscita, il capitano Bianchi la regala di fatto al San Filippo Neri, batterà con Bisci, il numero 5, uno dei migliori anche settimana scorsa. Guarda la differenza nello schieramento delle due, il San Filippo Neri compattissimo ovunque, la Real Miami invece è concentrata o in difesa. Intanto qui scusa Leo, perché ha regolato un ottimo pallone Chiaiese, poteva crossare, se l'è allungata però con lo stop, ma Chiaiese finora migliore dei suoi, eh? Sì, nettamente migliore dei suoi Chiaiese. Al di là del gol. Al di là del gol, corre, lotta, crossa, cerca la giocata, si muove, corre, fa di tutto, ma te l'ho detto, puoi metterlo terzino, puoi metterlo esterno, il lavoro te lo porta sempre a casa. Allora, il lancio in avanti di De Maria, stacca il centrocampo della San Filippo Neri, vince un altro pallone con Saltarelli, si gira a spalla alla porta, serve ancora a Chiaiese, zona grossa, tre quarti offensiva a destra, lui è a destra, alza lo sguardo, va con il tacco dietro a cercare Bocci, giro palla a centrocampo, arriva Sebastiani con il numero 13, sventaglia in area di rigore a cercare il taglio, perfetto, stop, poteva calciare qui Pacifici, l'arbitro però ha fischiato un fuorigioco forse millimetrico di Pacifici. Fatto sta che un'altra azione offensiva con un altro taglio dell'esterno, questa volta Pacifici, il primo taglio offensivo, si è riposato sulla sua fascia Chiaiese che ha corso veramente tanto e la partita è iniziata solo da 12 minuti. Vince ancora un contrasto di testa il San Filippo Neri con Carta. Poi a partire in verticale il taglio di Venti, palla ancora al numero 21, palla finita, campo finito, rimessa laterale ancora per la Real Miami, ancora in zona offensiva, non si è visto in questi primi 13 minuti scarsi di gioco, ci ha provato con Venti, ha superato uno con un sombrero, il secondo con il sombrero, il terzo è capitano Ciarnello e da lì non l'ha fatto passare. Ora calcio di punizione sulla tre quarti a destra, a battere il capitano Bianchi, a spiovere sul secondo palo, anzi centro dell'area di rigore, ancora chi se non Ciarnello di testa a liberare fuori la propria area di rigore, può ripartire il Saltarelli, si gira sulla destra, ancora il pallone per Chiaiese, esce De Maria, palla fuori, rimessa laterale ancora per il San Filippo Neri che batterà con Bocci. Si va da Sebastiani, scambia ancora con Bocci, eccolo qui Carta, alza lo sguardo, serve Bracci, poi scambia ancora con Carta, aveva tirato alla fuori, ma c'è stato un fallo di mano di Bracci, se non vado errato, perché l'arbitro ha fissato un calcio di punizione per la Real Miami,
ora Bianchi, scambia il centrocampo con Venditti, pressato ancora da Chiesi a tutto campo. Pacifici, scambia con Chiesi, Pacifici entra in rigore sul, con il mancino, può crossarlo nel suo piede, la mette comunque benissimo, anticipato qui Saltarelli da Altobelli, palla ancora fuori, buona per Carta che prova a calciare, prende in piano un giocatore in maglia gialla, poi ancora Carta, si distende sulla sinistra il San Filippo, per Pacifici anticipato al momento del cross in mezzo, primo calcio d'angolo del match in favore del San Filippo Neri, che andrà battuto alla destra del portiere De Maria, andrà Pacifici sul pallone con il suo destro a rientrare. E adesso occhio perché salgono le torri del San Filippo, E sono tre in area di rigore, c'è anche un quarto che è Carta al limite, all'altezza della lunetta per la respinta, va sul secondo palo, troppo profondo il traversone di Pacifici, diventa ancora buono per Carta, in dietro, in mezzo a due giocatori, si impappina qui Carta, palla comunque diventa buona per Saltarelli, cross in area di rigore troppo basso, cioè arriva la difesa della Real Miami, la copre Saltarelli, poi gioco di prestigio, andare via su Bianchi, può recuperare il pallone ora la Real Miami solo per un secondo, perché c'è il solito Chiesa a recuperare la sfera, poi può partire il contropiede della Real Miami con Venti, anticipato perfettamente da Bocci, ora ancora a centrocampo con Profili, Cannassa, la larga verso Capone, ancora Cannas, la diagonale, pallone passato in mezzo a due giocatori del Real Miami, non l'ha presa nessuno dei due, e allora ennesima rimessa laterale per San Filippo Neri. Bisci a battere. Verticale a cercare lo stop perfetto con il petto di Pacifici, poi anticipato dal numero 8 Venditti, ancora rimessa laterale sulla sinistra, la zona è più o meno quella della rimessa precedente, scambia con Sebastiani, poi ancora Pacifici, Sebastiani. Bello il triangolo tra i due. Qui viene commesso fallo da Cannas, che ha sbilanciato Pacifici. Calcio di punizione nella tre quarti offensiva mancina per il San Filippo Neri. Sul punto di battuta c'è Bracci con il numero 10, 4 giocatori al limite della di rigore offensivo per San Filippo Neri, va Bracci a spiovere sul primo palo, palla fuori, De Maria la controlla, è pronto a rilanciare il rinvio dal gioco, 16:50 nel corso del primo tempo, ancora 1-0 per la San Filippo Neri con il gol di Chiaiese. Rilancia male questa volta De Maria, diventa buona ancora per Pacifici, che poi caccia con il mancino a scendere, scesa troppo tardi, tiro non male di Pacifici con il mancino, non è il suo piede, ha sbagliato il rilancio De Maria, ha approfittato Pacifici, però la palla che non ha colpito la porta. Però quanto sbaglia la Real Miami in fase di impostazione, ed è una, anche qui, è una particolarità di questa squadra, perché l'ho vista giocare poche volte, soltanto due dal vivo e ovviamente in 80 minuti completi. E due giorni fa stessi identici errori, gli stessi identici, e con gli errori in fase di impostazione hanno preso tre gol, due gol anzi, perché il terzo è stata una punizione meravigliosa che davvero sfiderei chiunque, qualsiasi portiere ad andare a prendere quella maledetta, la maledetta di Apuzzo, l'ho ribattezzata. Ma per il resto comunque due gol almeno su due errori grossolani della difesa. Rimessa per De Maio, dietro per Cannas, scambia con Bianchi, la via in mezzo a due giocatori, poi l'ultimo a toccare un giocatore del San Filippo Neri, palla che è uscita la rimessa per Real Miami, a battere andrà De Maio. Scambia con Bianchi, in avanti a cercare Venti, che però non c'è il numero 21, di testa allora va a Saltarelli. Centrocampo c'è Profili che la stoppa con il petto, palla sbagliata, cercare Bianchi, ora va Chiaiese, perde il contrasto con il numero 16 Piccirillo, rimessa però sarà per San Filippo Neri. Bocci cerca Bracci di prima, però diventa buona per Sebastiani, lo spiovente altissimo, liscia pallone uno difensore, diventa buona ancora per Pacifici che ha calciato di prima, troppo debole, De Maria si è allungata e l'ha bloccata addirittura. Scambia con Capone.
sbaglia la verticale qui, Capone può recuperare l'ennesimo pallone Sebastiani. Scagnani 2, ancora duetta con Bisci, cercare Saltarelli in 3 sul pallone i giocatori della Real Miami. Poi l'ultimo a toccare e a vincere questo duello, ancora un giocatore del San Filippo Neri in profondità, lancio lungo a cercare quel numero 10, Bracci, ultimo a toccare, è proprio Bracci, non c'è stato l'intervento del portiere, allora rimesso dal fondo ancora per la Real Miami, rinvia corto, ma male ancora una volta De Maria, anticipato qui il terzino, palla guerra il Pacifici, in area di rigore a cercare ancora una volta Saltarelli, troppo lezioso qui Pacifici che però la recupera, ancora Saltarelli al limite, può calciare, scambia con Carta, calcio di collo, prende in pieno Venditti che si frappone fra lui e la porta, poi De Maio, ancora Venditti, l'esterno in avanti a cercare Venti, anticipato da Sebastiani, poi Bracci, avvia Bracci, lancia in avanti a cercare Saltarelli, troppo lungo, non può arrivarci. 20 minuti più recupero al termine del primo tempo, c'è anche già nervosismo tra Piscirillo e il signor arbitro. Nervosismo regna sovrano, caro Nicolò, eh? Eh sì, anche il capitan Bianchi a dire cosa all'arbitro. Ora Piccirillo ancora. 16, non te venga a dire. Se te vengo là, ti ammonisco. Decidite. E lo sentite quello che ha detto l'arbitro? Lo sentiamo chiaramente le intenzioni del signor arbitro. Gioco già fermo da un minuto per le proteste di Piccirillo, l'arbitro lo ha da redarguire, ancora a dirgli qualcosa al giocatore numero 16, molto nervoso, lo vedete. Nervosisce Piccirillo, allora rinvio di De Maria, questa volta rinvia bene, spiovere al centrocampo, stacca Venti, anticipato ancora però da Sebastiani. Palla ancora al centrocampo, Venti a recuperare il pallone, poi Venditti, scambia ancora con il numero 21. Arriva Perrone che butta giù un giocatore in maglia rosso-blu. Nervoso anche Perrone qui, eh? Fallo di nervosismo. Parlano troppo i giocatori della Real Miami in campo, li stanno innervosendo. La partita inizia da solo da 20 minuti. Sì, sono sotto 1-0, però c'è una partita e mezzo ancora da giocare. Sì, esatto, c'è una partita e mezzo da giocare e soprattutto serve tempo e mezzo, e più che altro serve calma per riuscire, sì, a creare azioni, perché altrimenti col nervosismo, con la fretta non vai da nessuna parte. Sebastiani, lancio profondo a cercare i Pacifici, anticipato da Cannas. Poi ancora buona però il pallone per la San Filippo Neri, non riesce a recuperare il pallone, ora sì per qualche secondo è la Real Miami, lancio in avanti profondo a cercare proprio Piccirillo. Scambia in diagonale con Venti che è molto veloce, in anticipo però c'è Bocci che vince anche questo contrasto. Infatti sì, la rimessa è per la San Filippo Neri. Terzino destro, Bocci a battere. Profondo a cercare Saltarelli che va via con stoppa con il petto. Che rischio, perché stavamo per essere presi con una pallonata. Allora rimessa battuta da De Maio, scambia a centrocampo con Profili, anticipato, recupera il pallone, aveva recuperato il pallone ma c'è la gamba tesa di Pacifici sul numero 3 Profili, centrocampo c'è, pronto a battere Bianchi con il numero 10. Dice calma ai suoi. Va Bianchi in area di rigore a spiovere dove non c'è nessuno in maglia gialla, era solo qui Sebastiani, l'allontanata con la testa. Arriva Chiaiese, lascio profondo, un campanile a cercare la testa che arriva sempre di Saltarelli, poi però palla alla difesa della Real Miami, con la gira da Canna a Saltobelli e ora Bianchi, il capitano, maglia numero 10. Diagonale, deviata, recupera palla allora il San Filippo Neri, sentite anche le parole del portiere De Maria ai suoi compagni. Bianchi vince il contrasto subendo anche fallo, allora calcio di punizione ancora per la Real Miami, partita molto vivace sotto questo punto di vista, tantissimi falli al centrocampo, palla era in movimento, allora si deve ribattere, il calcio di punizione nella zona mediana del campo, altezza lunetta del centrocampo per la Real Miami. Ora anche l'allenatore del San Filippo Neri dice qualcosa al signor arbitro, viene ammonito Bianchi intanto, primo ammonito del match,
il capitano Bianchi stava parlando, si era nervosito anche lui insieme ai suoi compagni, piccirillo su tutti. Però prima ammonito del match per la Real Miami in assoluto in questa partita è il capitano del numero 10 Bianchi, che ora batte il calcio di punizione nella zona difensiva. Spiovere in area di rigore, pallone che arriva adesso direttamente tra le braccia del numero 1 Sebastiani. Alza lo sguardo, vuole cercare uno dei suoi, forse andrà a lungo, proprio così, alza il pallone, calcio profondissimo. A cercare i Pacifici, non c'è nessuno dei... sul pallone della Real Miami, lascio di Pacifici, prende in pieno Saltarelli, il suo compagno, palla che termina fuori, sfortunata anche qui. Il lancio di Pacifici era verso il taglio di Chiaiese, ma nella traiettoria si è trovato di mezzo il numero 9 Saltarelli, l'ha presa in pieno, allora recupero palla della Real Miami, che sbaglia un'altra volta la verticale, la recupera Sebastiani che sbaglia lo stop, poi rimessa laterale, sarà per il San Filippo, perché l'ultimo a toccare è stata una deviazione, favorisce il proprio della squadra nella maglia rosso-blu, che ha 18 punti in campionato, 10 partite, oggi è l'undicesima, ne ha da recuperare tanto, ha avuto tanti positivi al Covid nel corso di questa stagione, la Real Miami ne ha giocate 3 in più di partite, questa è la 14esima, 13 partite finora con 10 punti, ma attenzione perché l'arbitro va addirittura un'altra volta a dire qualcosa, questa volta ce l'aveva, con perché profili, esatto, rosso, sì. Me. Parlano un po' troppo in mezzo al campo i giocatori della Real Miami, ce l'hanno con l'arbitraggio finora, giusto almeno da parte nostra del signor arbitro. Scambiava Bracci a centrocampo con Pacifici anticipato da Cannas, e ancora Bracci, ancora Pacifici numero 7, scambia con Saltarelli, si va sulla sinistra, può crossare Bracci, torna indietro da Pacifici che alza lo sguardo, vuole tentare il cross, al limite arriva Carta, stoppa con il sinistro, Pagoli va ancora in mancino e questo è un grandissimo gol, ha stoppato con il destro, Carta se l'è portata sul mancino ed è 2-0 al minuto 26, ma c'è solo la San Filippo in campo. Che gol ha fatto però? È un grandissimo gol. Mettendosela sul sinistro, calciando un destro, un sinistro, pardon, imparabile, che va a mirare l'angolino e va a finire lì. La Real Miami comunque, difensivamente, a centrocampo è in disordine. È molto nervosa a centrocampo la Real Miami. Nervosismo e soprattutto tanto disordine. Ed è così che chiaramente i gol subiti arrivano. Perché un'azione confusa sulla sinistra, Pacifici ha vinto un contrasto, palla verso lo scarico sull'altezza della lunetta del centrocampo, dell'area di rigore. C'era solo Carta, con il numero 8, che l'ha stoppata con il destro portandosela sul sinistro, calciata con il mancino che non è il suo piede. Una traiettoria arcobaleno che ha beffato per la seconda volta De Maria ed è 2-0, minuto 27, ne mancano 13 più recupero al termine del primo tempo. Chiaiese anticipato da De Maio, scambia ancora Chiaiese però, con Bocci, Carta, ti credo, Bracci cercava lo scambio sulla fascia, non è arrivato. Allora rimessa laterale per la Real Miami che andrà a battere con De Maio. Piccirillo, stop con il petto, spalla alla porta, lancio in avanti dove non c'è nessuno a raccogliere il pallone, c'è solo Sebastiani che la rimette fuori. E assist di Federico, questa, che non arriva a destinazione. Ha fatto un assist per Bocci, che non ha capito l'intenzione. Allora Bianchi scambia con profili, poi De Maio, Venditti, ancora De Maio, scambia con Pacifici. Ancora Pacifici, lancio in avanti, anzi era Piccirillo. Fase confusa del match perché la recupera a centrocampo con il numero 10 Bianchi, che ha tentato la conclusione, addirittura la palla è finita sulla bandierina. Rinvio dal fondo. Sembrava quasi un tentativo di frustrazione, esatto, questo sì, di Bianchi, che non aveva probabilmente, non ha avuto neanche la forza di riuscire a vedere un'alternativa, un compagno che chiaramente si, però il corpo il corpo all'indietro, nessuno si è mosso, poi chiaramente da fermo corpo all'indietro, la palla va alta. Sebastiani al rilancio, palla a Spiovere, di testa ci ha provato Saltarelli che non ci è riuscito, palla ancora buona però sulla sinistra dove c'è Pacifici, si gira, spalle alla porta, ne supera uno, ne supera un altro, scambia ancora con Saltarelli, al limite può calciare, calcia la sua terra,
buona occasione per Saltarelli per il numero 9. Palla però fuori, ancora 2-0, 10 minuti al termine. Ma lo ribadiamo un'altra volta, il San Filippo Neri insolettendo la propria tre quarti offensiva. È un solido di questa partita, San esatto. Filippo Neri questa sera. Perché prova a uscire al Miami, ma sbaglia tutti i passaggi in verticale, come anche in questa occasione. Recupera ancora una volta il pallone Sebastiani, la verticale ancora si cade Saltarelli, sponda per carta, pallone troppo lungo per Chiaiese, palla che termina fuori, ancora rimessa dal fondo per De Maria, che ne ha raccolte veramente tanti dei palloni in fondo al campo, perché è sempre stata pericolosa la San Filippo Neri, che ha trovato ancora il 2-0 qualche istante fa con l'Eurogol di carta. Qui in anticipo Sebastiani, palla fuori. Ora De Maio, rimessa profonda a cercare Venditti, non arriva sul pallone, la recupera ancora Chiaiese su De Maio, cerca uno scarico, arriva in questo momento Bocci, non lo serve Chiaiese, si conquista un'ottima rimessa laterale, data però alla Real Miami. De Maio, Bianchi, torna ancora con De Maio che sbaglia, recupera dall'altra parte Pacifici, può calciare a giro troppo alto, anche qui il corpo all'indietro, palla alle stelle. Però non era male come idea, perché innanzitutto altro errore in fase di impostazione, credo sia stato del 7 l'errore. Sì, De Maio. C'è qualche errore, infatti è stato rimarcato dai compagni, mi pare da Bianchi che era sulla stessa direttrice. Poi comunque la palla è tornata nelle disponibilità di Pacifici, che col destro ha saputo fare molto meglio in questo campionato. Ora Chiaiese di prima, provato l'Ebro gol, tiro rugbistico di qui di Chiaiese, l'autore del gol dell'1-0, che accetta di prima. No, esatto. Finora gli è riuscito veramente tutto. Sarebbe stata la partita perfetta. Diagonali, veramente. Ma via De Maio sulla fascia a sinistra, scambia con Piccirillo che sbaglia lo stop però. Allora Bocci e Chiaiese, perde palla poi Chiaiese. Subito fallo? Fallo di Bianchi su Chiaiese, non si lamenta Bianchi, il fallo c'era allora. Altezza del vertice dell'area di rigore, andrà con il destro a uscire con il numero 2 Chiaiese. 8 minuti al termine, più recupero. Questo primo tempo 2-0 per il San Filippo Neri. Va Chiaiese forte sul secondo palo, non ci arriva nessuno, palla che termina fuori. Non male l'idea, nessuno però ha fatto movimento sul secondo palo, perché questa era una palla perfetta. O l'anticipi sul primo, metti la gamba, tagli, oppure aspetti che la palla arriva sul secondo palo e ti fiondi. Sì, perché poi il pallone era veramente tirato forte da Chiaiese, bastava una piccola deviazione e sarebbe andato in porta. Sì, sicuramente, perché era una palla comunque tesa al punto giusto, fatta bene, esatto. Mirata bene, pensata bene, perché questi sono anche degli schemi. È vero. Tante squadre in Serie A dovrebbero pensare a fare schemi magari un po' più semplici come questo. Un cross fatto bene, messo bene in area. Ora c'è la rimessa in zona offensiva per il San Filippo con Bisci. Stop di petto di carta, cazzo il campanello, era di rigore, poteva diventare buono il pallone. Poi qui si complica un po' la vita, la recupera però poi De Maria con lo scambio con De Maio di testa. Poi Bianchi alza il pallone, Piccirillo stoppa bene con il petto e se ne va a Bocci. Piccirillo con l'esterno, centralmente a cercare Venti, stoppa male il pallone, poi la recupera, sbaglia ancora. Saltarelli recupera un ottimo pallone, conquista un'ottima rimessa laterale. Ora c'è un cambio per la Real Miami, il primo cambio esce con il numero 3, Profili, ed entra in campo, abbiamo visto il numero, appena si girerà ve lo faremo sapere. Invece la rimessa verso Bocci, Saltarelli, Chiaiese ancora in area di rigore, fermato bene da Venditti, l'ultimo tocco è del calciatore in maglia gialla, calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo del match per la Real Miami, per la San Filippo Neri, questa volta dall'altra parte. Andrà con il destro il numero 10 Bracci.
sul secondo palo, non ci arriva nessuno. Raccoglie soltanto in un'occasione Pacifici. Può ripartire però il contropiede del Real Miami, che scambia sulla destra, poi Venti in questo momento a centrocampo, lancio in avanti di Bianchi, prende in pieno proprio Venti, va da buona sulla destra con il numero 9 che si può distendere, numero 9 che è Perrone, palla ancora buona per Venti, si accentra, cade giù, attaccato da tre giocatori e subisce anche fallo Venti. Calcio di munizione in zona pericolosa, oltre offensiva, siamo all'altezza della lunetta, siamo spostati un po' verso il centro-destra. Per la prima volta che la Real Miami riesce a riversarsi in avanti e a prendere anche un fallo. Da posizione interessante perché qui ci sono tanti tiratori, c'è Bianchi, c'è Venti e occhio a Venti. Infatti sono tutti e due sul punto di battuta. Sì, perché penso che sia un suicidio andare a un traversone da così vicino, hai la porta non a distanza così siderale. E per la Real Miami segnare anche un gol che possa riportarli in partita quando mancano 4 minuti alla fine del primo tempo può essere davvero vitale. Sì, sarebbe fondamentale rientrare in partita in questa occasione per la Real Miami. Rimane soltanto Venti sul punto di battuta. Ne mette 5 in barriera Sebastiani. Si stacca ora Ciarnello dalla barriera. Intanto il numero 14 Gilardi al posto del numero 3 Profili, va a 20, prende in pieno la barriera e riparte Ciannello, lancio in avanti a cercare i Pacifici con il numero 7, palla troppo lunga, rimessa laterale per la Real Miami. Sai che secondo me qua ci poteva credere un po' di più Pacifici, sì, perché quella palla non era così impossibile da prendere, chiaro non è il motorino, però diciamo scambia con i piedi, potevi prenderla quella palla. Però comunque niente da togliere a un giocatore straordinario come Pacifici, che è la bandiera di questo San Filippo Neri, è il capolavoro, diciamo, il giocatore migliore forse che questa squadra ha scoperto, che ha avuto e che ha ancora a disposizione, ma intanto a te. Venditti è scambiato in avanti con Venti, poi scambia con Piccirillo, siamo sulla fascia sinistra, numero 16, può crossare con il mancino, rientra sul destro, va con il cross sul secondo palo, Venti stacca di testa, è più piccolino Venti e l'ha presa comunque lui di testa, ci ha creduto fino all'ultimo, però è un passaggio per Sebastiani. Già però si intravedono le prime trame della Real Miami. L'iniziativa offensiva era di Gilardi intanto, il nuovo entrato, siamo già dall'altra parte con Saltarelli. Che recupera il pallone, poi a crossare, un tiro cross in area di rigore, non c'è nessuno per il maglio rosso-blu. Dall'altra parte arriva Pacifici anticipato, però da Capone, il numero 17 che controlla, poi recupera palla un'altra volta, scambia con Bianchi, poi rischia qui in scivolata Capone a disimpegnarsi. Poi Gilardi, lancia in avanti, ancora a cercare Venti, di testa, ancora Ciarnello. Ci arriva Venditti, poi Venti, scambia ancora con Venditti all'altezza del centrocampo, non si chiude il triangolo, lo recupera allora Carta che si appoggia indietro dal numero 1 Sebastiani. Ciarnello, il capitano, numero 3, se la sposta sul suo mancino, una verticale a cercare Bocci, anticipato dal numero 9 Perrone, può ripartire allora il San Filippo Neri. Qui sbaglia l'anticipo il numero 17, può ripartire Pacifici sulla sinistra, si distende ora il numero 10 Bracci, può rientrare sulla destra, può tirare, anzi è un cross, la cicca De Maio, ma non ci ha creduto neanche Chiaiese. Buona palla questa perché tagliava tutta l'area di rigore come il burro. Ma c'è stata una deviazione. Sì, allora, sì, l'ha toccata De Maio. Il pallone comunque troppo sporco è arrivato, sì. Troppo poco forte, troppo poco potente per essere andato direttamente sul fondo senza che Chiaiese potesse arrivarci, perché era una palla raggiungibilissima. Andrà proprio Chiaiese a battere il calcio d'angolo, ne salgono 4 in area di rigore offensiva del San Filippo. Al limite c'è Carta, abbiamo visto saper calciare bene da fuori area. Questo è uno schema sul secondo Pacifici di prima, ha preso in pieno però i giocatori in maglia numero 17 Capone, palla che è uscita, alta deviazione, altro calcio d'angolo. 30 allora secondi siamo, alla fine intanto, siamo dall'altra bandierina, ancora Pacifici, 30 secondi e poi sarà recupero questo primo tempo che vede i padroni di casa del San Filippo Neri in vantaggio per 2-0. Cross sul primo palo direttamente in porta, al limite arriva ora Sebastiani che può calciare con il sinistro, alta deviazione, palla fuori, si è impennata, ancora calcio d'angolo.
il San Filippo Neri, come è giusto che fosse, chiude il primo tempo proprio come l'ha iniziato. Sì, è chiuso il primo tempo in avanti il San Filippo Neri, meno di 30 secondi al termine del primo da terra verso il primo palo, palla che torna addirittura a Pacifici, che alza lo sguardo, punta a Capone, lo supera il verticale in area di rigore a cercare Chiaiese, poi cerca lo scarico, trova Bisci che può calciare, cross in area di rigore, la svirgolata ancora di Capone, anzi era Altobelli questa volta, e la palla che arriva a De Maria, l'arbitro guarda il cronometro da un minuto di recupero. De Maio ha spazio per partire, poi l'ultimo a toccare è proprio lui, abbiamo visto anche la nostra postazione. Allora Bocci batterà questa rimessa laterale. Scambia con Chiaiese, ancora Bocci, alza lo sguardo, cambia gioco perfettamente. Anticipato però Pacifici da Capone. Palla arriva però a Carta, lancia ancora sulla sinistra Pacifici, che è molto stanco, ha corso tanto in questi primi 40 minuti. Palla arriva a De Maria, che con le mani cercava un giocatore in maglia gialla, ha servito però Chiaiese, che ringrazia e serve in avanti Altobelli, Saltarelli, anticipato da Altobelli. Hai fatto canestro però. E sono due gli assist verso Bocci. Hai fatto canestro. Due assist a Bocci, che ringrazia anche. Recupera palla qui Bianchi. Un po' la stoppa. E Chiaiese col sinistro, cambia gioco. Bracci, bello stop, bello aggancio qui di Bracci al volo. Pacifici scambia con Bisci, sotterra il cross, arriva perfetto l'inserimento di Saltarelli al minuto 41, al primo e ultimo minuto di recupero. Infatti l'arbitro fischia, ma che azione un'altra volta del San Filippo Neri, che si è difesa con la sinistra. Allora Pacifici ha alzato lo sguardo, ha servito Bisci che è andato di sovrapposizione, rasoterra con il suo mancino, l'inserimento al centro dell'area perfetto di Saltarelli che fa 3-0. Allora per questo primo tempo il parziale è stato aggiornato 3-0, ribadiamo i gol d'oro di questi 45-40 minuti con Chiaiese, marcatori, grazie Leo. Chiaiese, il gol dell'1-0 dopo 5 minuti, al 20esimo l'Eurogol di Carta, e pochi secondi fa al termine del primo tempo è arrivato il gol del 3-0 con il numero 9 Saltarelli.
Rientrano in campo le squadre per l'inizio del secondo tempo di San Filippo Neri Real Miami. Ribadiamo il parziale 3-0 per i padroni di casa a sbloccare il match dopo 6 minuti. Il gol del numero 2 Chiaiese, il 2-0 l'euro gol di Carta e il 3-0 al termine del primo tempo con il numero 9 Saltarelli. Il secondo tempo inizierà a breve con il Real Miami che attaccherà dalla sinistra verso la destra. Risponde ovviamente il San Filippo Neri da destra verso sinistra, tutto pronto per ricominciare. L'arbitro dall'ok ai portieri. Ok anche con i guardaline. Siamo partiti con il secondo tempo di San Filippo Neri Real Miami con il giro palla della difesa rosso-blu con Cernello, poi Bisci in avanti la verticale a cercare i pacifici, chiuso. Rimessa per il Real Miami battuta da Capone, in avanti perde palla però in uscita ancora il San Filippo Neri, la recupera sulla sinistra. Allora Perrone, però il campo è finito. Allora la rimessa in questa volta sarà per la Real Miami. Bocci va a profondo a cercare Chiaiese. Retropassaggio che diventa un regalo per Venti, che però non ne approfitta, chiuso dall'ottimo intervento di Caccioni, il numero 15. Lancio in avanti, la scucchiaiata di Piccirillo, poi sulla sinistra si appoggia ancora da Perrone, tiro cross, termina addosso a un giocatore della San Filippo Neri, poi vince il rimpallo Venditti che poi perde il pallone, rimessa dal fondo per il San Filippo Neri. 1:20 sono già trascorsi dall'inizio del secondo tempo. Ora Sebastiani, corto da Cacioni, si va da Capitan Cernello, lancio in avanti, arriva ancora l'anticipo del numero 17 Capone su Pacifici, poi Bisci, finta e scambia a centrocampo con Sebastiani, poi la verticale bellissima di Pacifici per Bisci che può crossare con il mancino in area di rigore, il cross sul secondo palo, intervento provvidenziale di Altobelli, poi può ripartire con il numero 14 Gilardi, perde il pallone, recupera ancora una volta a Carta, scambia con Bianchi, anzi a Cernello, anzi Chiaiese, scusate, ancora Chiaiese, si appoggia a Sebastiani, scambia con Carta, va sulla destra da Bocci, alza lo sguardo, può crossare anche da lì, lo fa, crossa la sua terra che non arriva a destinazione. Venditti cambia gioco a cercare con il numero 14 Gilardi, anticipato ancora da Bisci, poi Gilardi l'ultimo a toccare è proprio il giocatore della Real Miami, Bisci in avanti a cercare un giocatore di rosso-blu che non arriva. Allora Venditti stoppa bene il pallone a centrocampo, scambia in dietro con Cannas, poi Altobelli cercare Bianchi, dietro ancora per Altobelli, campanile lunghissimo che deriva addirittura dalle braccia di Sebastiani che in allungo la blocca e si va sulla destra a cercare Bocci, verticale con Chiaiese, seguito il triangolo tra i due, poi Chiaiese sbaglia lo stop e la rimessa laterale ancora alla Real Miami. De Maio a battere, cambia con Venditti, poi subisce fallo, calcio di punizione, gamba tesa di Carta, autore del gol del 2-0. Sul punto di battuta c'è Bianchi, palla in movimento, se ne accorge l'arbitro, allora deve essere ribattuto il calcio di punizione da Bianchi all'interno della lunetta di centrocampo. Salvo chi ce l'avesse, Bianchi, il capitano, è stato anche ammonito.
ma profondo Bianchi, in area di rigore, la svetta di testa Sebastiani, allora primo calcio d'angolo del match per la Real Miami, anche primo calcio d'angolo in questo secondo tempo, andrà a battere i venti con il suo destro a rientrare, due giocatori si fanno vedere, corto va proprio per Bianchi, di esterno, era di rigore, era la sua terra, non arriva a destinazione, può ripartire il contropiede del San Filippo, lancio di Sebastiani sulla destra, in avanti Chiaiese, può correre il numero 2, cambia gioco dall'altra parte, non c'è nessuno, può ripartire Capone, allora in avanti da Bianchi, sombrero, lancio lungo, non c'è nessuno a raccogliere, Cernello scambia con Sebastiani, lancio per Chiaiese, troppo alto, non arriva il numero 2, intervento di testa, allora rimessa laterale ancora per la Real Miami, che poi sbaglia in uscita, regala palla, allora il cross in area di rigore, anzi al limite, arriva Bracci anticipato con un tocco provvidenziale, poi sbaglia Bianchi, sbaglia il lancio in avanti Bianchi verso venti, chiedono un altro pallone, è sgonfio, Sebastiani controlla il pallone, dice che questo si, con questo si può giocare, dà l'ok ed è pronto a ripartire il portiere numero 1 con la maglia grigia, rilancia a mezza altezza, ci arriva Capone di prima, scambio con Gilardi, poi Bianchi lascia scorrere il pallone, rimessa laterale proprio per la Real Miami, battere andrà a Capone, un calcio di punizione corto, questo rimessa laterale, la posizione è quella, scambia con Venti, spalla alla porta, Venti riesce a crossare di testa a cercare Venditti, non arriva l'intervento del numero 8, però c'è il calcio d'angolo perché l'ultimo a toccare è stato un difensore in maglia rossoblu, allora il secondo calcio d'angolo battuto subito, corto da Bianchi, cross in rigore, raso terra, al limite c'è Gilardi, può calciare con il mancino, un tiro cross sballato, palla fuori, mentre rimane a terra un giocatore del San Filippo Neri con il contrasto con Bianchi, ha avuto la meglio Bianchi, ha avuto la peggio, il giocatore del San Filippo Neri che rimane ancora a terra, chiede il cambio, ecco il cambio, entrato con il numero 17 De Marinis, e tocca subito il suo primo pallone in avanti a cercare Saltarelli, fallo in attacco qui di Chiaiese sul portiere che era uscito De Maria, tanto vediamo chi soppicante addirittura, pacifici il giocatore che è uscito, ancora zoppica, e ribadiamo che è entrato al suo posto il numero 17 De Marinis, andato a fare l'esterno sinistro, Bianchi puntato in avanti a cercare Venti, non ci arriva, ci arriva per Bocci, lancia il pallone il più lontano possibile, diventa buono per Saltarelli che forse arriva con il mano a colpire il pallone, poi Capone ancora per Bianchi, avvia mezzo due giocatori, Bianchi di potenza e prepotenza a cercare in avanti l'inserimento di Gilardi, uno contro uno, il tacco di Gilardi ancora verso Bianchi che può calciare la sua terra, defilato, un passaggio per Sebastiani, ci prova da qualsiasi posizione Bianchi a calciare, finora non ha ancora trovato lo specchio della porta, in questa occasione in tiro raso terra bloccato da Sebastiani, lascia profondissimo, stoppa benissimo il pallone del nuovo entrato De Marinis, alza lo sguardo in due su di lui, De Marinis scambia con Bracci, poi ancora De Marinis al limite della di rigore, altezza del vertice, cross in area di rigore, stoppa bene con il petto Saltarelli, riesce a girarsi, a servire sulla destra Carta, stoppa bene il pallone, allarga verso Chiaiese, il numero 2 può crossarla, poi si torna in addietro, cross in area di rigore, in questo momento arriva poi il batti e ribatti e poi ci ha provato con il numero 10 Bracci, un calcio di rigore in movimento, l'ha mandata alle stelle,
De Maria. Scambia con De Maio, ancora verso il portiere De Maria, con il mancino di prima in avanti a cercare Venti, anticipato ancora da Bocci. Poi Venditti, ancora verso Venti, ancora l'intervento di Sebastiani. Poi Altobelli, Venti. E Piccirillo, ancora Venti, sbaglia la sponda e poi diventa buona per Bianchi. Finta, ritorna indietro a servire Altobelli. Lancio in avanti, scivola Venti, però che non arriva a lui. Poi De Marinis e Saltarelli sul pallone. Riacco Saltarelli. Scambia ancora con De Marinis, che può correre il 17, può accostare con il sinistro. Lui è destro. Rientra infatti sul suo piede preferito. Saltarelli danza sul pallone. Serve in mezzo il attacco di Bracci, ma fuori gioco. Dieci minuti già passati in corso di questo secondo tempo, manca mezz'ora più recupero al termine, 3-0 ancora per il San Filippo Neri, però sì, abbiamo visto qualcosa in più nel Real Miami che non avevamo visto nel primo tempo. De Maria, lancio lungo, cercare ancora Venti, stacca di testa, l'ennesimo intervento di Sebastiani, diventa buono per Chiesi in area di rigore, bellissima qui la chiusura di De Maio, che poi si appoggia ancora a De Maria. Rilancio lungo del portiere a cercare il numero 9, Perrone. Stoppa con il petto, anticipato ancora da Bocci. Subisce fallo, però Perrone. Allora calcio di punizione nella zona centro-sinistra, nella mediana della Real Miami. Ma proprio Perrone sbaglia, però non so, era troppo il pallone. Arriva in qualche modo a Gilardi, orizzontalmente non arriva il pallone verso Capone, per partire il contropiede con Bocci che sbaglia, anzi era Bracci che ha sbagliato, e allora Venditti può ripartire da Capone. Scambia ancora con Gilardi, poi Venti arriva sul pallone, anticipato ancora per l'ennesima volta, poi di prima benissimo Chiesa, se ne va Saltarelli dall'altra parte, c'è da solo De Marinis, lo vede Saltarelli, stoppa bene il pallone De Marinis e va via a un giocatore in maglia gialla. Scambia con Bracci che può calciare, è una finta, va sulla destra a cercare Chiesa, ottima la diagonale di De Maio che la fa sua, poi non sa chi servire il pallone, la perde infatti di De Maio, può recuperarlo ancora Carta, scambia con Saltarelli, poi ancora Carta, va sul fondo, può crossare, bel cross teso in area di rigore, la sua terra, intervento bellissimo provvidenziale di Cannas. Poi Perrone, palla ancora buona, si distende sulla destra, ora l'inserimento di Capone, il numero 17, stoppa ora il pallone Capone, può partire perché ha spazio Capone, serve in diagonale, Venti anticipato ancora da Sebastiani, Bisci poi, in avanti a cercare De Marinis, intervento provvidenziale ancora di Cannas che non sa dove è il pallone, lo ritrova ancora De Marinis, anticipato da il numero 16, Piccirillo. La rimessa sarà per San Filippo, affidata a Bisci che va profondo di testa, Saltarelli il centro a cercare in mezzo al campo uno suo compagno che non arriva, allora Altobelli, Venditti, verticale a cercare Venti, c'è lo stop di Venti, va sulla sinistra, Venti poi converge verso il centro, alza lo sguardo, bella palla sulla destra dove c'è Capitan Bianchi che può anche crossare, finta di calcio, poi rientra sul mancino, arriva Capone, crossa la sua terra, buono, non ci arriva nessuno, c'è dall'altra parte Bocci, ancora buona per Perrone che può crossare, ancora Bocci non viene superato, poi ha commesso fallo Bocci proprio su Perrone, allora calcio di punizione dalla posizione invitantissima, un calcio di d'angolo corto, posizione è quella alla destra di Sebastiani, posizione in zona offensiva per la Real Miami. Ma chiama il VAR l'arbitro? Non. Signore, guardi il contatto con la palla! Secondo me, guardi il contatto con la palla! Chiama il VAR l'arbitro, ora arriva a cercare il VAR, c'è Leonardo Talusi che si applica. Dovremmo esserci, Dovremmo esserci con. Correva l'arbitro a controllare il VAR mentre in mezzo al campo. Molto nervosi i giocatori. Rigore che potrebbe riaprire il match. Minuto 14 del secondo tempo.
rigore che potrebbe riaprire il match. Minuto 14 del secondo tempo, ribadiamo il parziale 3-0 per il San Filippo. Ancora momenti confusi. Ragazzi, fuori aria. L'arbitro, dopo il consulto col VAR, dice che l'intervento è fuori area. Allora è calcio di punizione. Calcio di punizione per la Real Miami, l'intervento giudicato fuori area dall'arbitro dopo il consulto con il VAR, mentre c'è anche l'allenatore del Real Miami che va a dire qualcosa al guardaline. Punizione comunque interessante perché la mattonella è vicino al calcio d'angolo. Va a battere i venti, che può anche tirare da quella posizione. Infatti è così, verso la porta. Ottima parata di Sebastiani. Tiro centrale ma potentissimo. Sebastiani si è allungato. Allora il terzo calcio d'angolo in favore della Real Miami. Girardi a battere. Era di quella a cercare di testa lo stacco che arriva di Perrone. Un passaggio però per Sebastiani. Lancio lunghissimo di Sebastiani, di testa Saltarelli. Capone, verso capitano Bianchi, lancio profondissimo e altissimo in avanti a cercare i venti. Ancora Ciarnello di testa, buona ancora per Venditti. Poi Perrone pulisce l'area. Sebastiani che poi termina a terra. Calcio di punizione in zona difensiva per il San Filippo Neri. Va Sebastiani profondo a cercare Saltarelli, anticipato da Altobelli. Poi ancora Sebastiani, Bisci in avanti a cercare De Marinis. Capone mette il corpo prima del pallone. Rimessa laterale per la Real Miami. Gabone, stoppa di petto di Piccirillo. Palla fuori, ancora rimessa per la Real Miami. Gabone batte subito verso Bianchi, palla ancora fuori. La rimessa sarà stavolta per il San Filippo Neri. Battere andrà numero 5, Bisci. Andiamo avanti a cercare Saltarelli, anticipato ancora l'intervento da Altobelli. Siamo al cerchio di centrocampo. Venti sul pallone, poi scambia con Venditti, non si capiscono i due. La recupera ancora Sebastiani, che può anche calciare, va al limite sulla sinistra. C'è De Marinis, calcia a giro. Palla che sovvola la traversa di poco. Ottima azione. Ennesimo recupero, palla di Sebastiani che ha cercato in diagonale l'inserimento trovato di De Marinis, che ha stoppato il pallone con il destro a giro. Palla alta sopra la traversa. Allora Venditti cambia gioco sulla destra a cercare Bianchi. Bisci fa scorrere il pallone, c'è Bianchi su di lui. Bianchi con il, mette il corpo, il fisico, e calcia alto e fuori. Cambio per la Real Miami al minuto, per il San Filippo al minuto 18 del secondo tempo. Esce Caccioni con il numero 15. Adesso vediamo chi entrerà al suo posto. Mentre Sebastiani è pronto a rilanciarla. Cercare Saltarelli. Chiaiese. Buona ancora la palla per De Marinis, però in fuori gioco. Avanti,
scambia corta tra De Maria e Bianchi, che poi cambia gioco sulla sinistra, rischiosissimo, infatti che è piaciuto Chiaiese, che supera il portiere, che ottimo intervento di De Maria su Chiaiese, aveva recuperato il pallone dal regale in orizzontale di Bianchi, a tu per tu, è uscito benissimo Di Maria, ha alzato il braccio e l'ha fatta sua. Perrone. Sbaglia ancora Perrone, recupera soltanto per un istante, però Bracci. Passiamo sulla fascia destra, alza il pallone Capone in verticale a cercare l'intervento di Gilardi, palla che non arriva a Gilardi, palla va fuori, rimessa laterale, allora sarà per il San Filippo Neri. Andrà a battere Bisci. Faccio in avanti, bene qui De Marini sta a fare via due giocatori, anzi era Saltarelli, palla in avanti bellissima per Chiaiese che non ci arriva, forse un po' troppo in avanti il pallone di Saltarelli per Chiaiese. Allora recupera ancora il pallone la Real Miami che gira tra terzino e il difensore centrale, palla in avanti con Venti che può cacciare con il mancino, va, lo prova, conclusione, palla che scende all'ultimo e sorvola di poco la traversa. Sempre uno dei più pericolosi Venti, con il numero 21. Sebastiani pronto al rinvio, a spiovere a centrocampo, ci arriva Venditti di testa in avanti, serve, anzi provava a servire Perrone, ancora una volta anticipato, palla in avanti, esce De Maria, la fa sua, alza il campanile De Maria, ancora Venditti a spiovere di testa, poi Piccirillo che è andato a cerchio di centrocampo a giocare in quest'ultima frazione di gara, minuto 21, ne mancano 20 al termine, più recupero, Perrone alza il pallone a cercare Gilardi, anticipato, un ottimo intervento ancora di Capitan Ciarnello, uscivo a terra un giocatore del San Filippo Neri, allora c'è fallo, calcio di punizione, cambio. Per il San Filippo Neri entra con il numero 14 per San Filippo Neri al posto di Carta. Bella palla qui scambiata con De Marinis che non capisce l'intervento in avanti di un suo compagno di gioco, eccolo qui subito il nuovo entrato che scambia con Ciarnello che ci arriva, poi stoppa male il pallone. Venti scambia in avanti con Gilardi, sbaglia lo stop, la recupera ancora una volta Bisci in avanti, c'è soltanto Capone a recuperare il pallone, alza lo sguardo, va di verticale con il tacco, Bracci in rimessa laterale, chiede il cambio, intanto Capone non ce la fa. Venti scambia indietro con Venditti, ancora in avanti verso Venti, il cross in area di rigore fermato, poi Saltarelli a pulire l'azione, Bracci cambia ancora con Saltarelli indietro da Bisci, con Saltarelli serie di triangoli e palla in avanti a cercare l'ottimo inserimento, la diagonale di Chiaiese che poi perde però il pallone a centrocampo, scambio Venti riesce a disimpegnarsi commettendo però fallo sul numero 14 appena entrato, che è Adamo. Adamo lancia profondo a cercare lo stop che non arriva del numero 17 De Marinis, dovevano partire loro in formazione titolare, sono entrati invece in corso di questo secondo tempo De Marinis e Adamo, recupera bene palla De Marinis, liscione di Capone, Canna se ora scivola a terra Capone perché non ce la fa, è esausta, è anche i crampi, limite dell'area, gira palla, formazione in maglia giallo nera, Gilardi scambia con Venti, anticipato bene qui Adamo in disimpegno, rimessa laterale battuta subito dalla Real Miami con Gilardi che scambia con Venti, alza lo sguardo, sempre sulla destra Capitan Bianchi che sventaglia in avanti, non c'è nessuno, c'è Adamo a spazzarla, c'è solo maglia gialle però a cerchio di centrocampo, anticipato qui l'intervento dal numero 16 Piccirillo che fa un'entrata bruttissima e viene anche ammonito Piccirillo. Non lo
Tanto si è fatto male Capone, ora sta lasciando il campo. Il numero 17. Qui parole troppo pesanti di Piscirillo, che attenzione va verso l'arbitro. Attenzione, va verso l'arbitro Piscirillo. E viene espulso. È nervoso qui Piscirillo. Viene espulso giustamente qui di Cirillo, si rivolge male parole verso l'arbitro e poi gli è corso anche presso. Trova intanto il numero 6 per la Real Miami, Picciucchi. Adamo batte corta la punizione verso Bisci. Ancora Bisci a cercare quel numero 9 Saltarelli, chiuso da tre giocatori. Scambia, va via in velocità il numero 14, Strefino, avanti 20. Eccolo qui 20 sul pallone, il più tecnico della squadra, può crossarla dentro. Infatti è così, intervento provvidenziale ancora del numero 3 Ciarrello, palla che si alza, arriva Bianchi, stoppa con la testa, serve però sbagliando. Un giocatore del Suonio, che è del San Filippo di che è Bisci, in avanti può partire De Marinis, uno contro uno contro il numero 2 Cannas. Calcio di punizione. Altro cambio per San Filippo Neri, esce l'autore dell'1-0, Chiaiese. Bisci. Punto di battuta verticale, serve De Marinis, trovato in questo momento uno contro uno contro Cannas, va via De Marinis, può anche crossarla con il mancino, finisce il campo, ma l'ultimo a toccare però è stato Cannas. Allora calcio d'angolo per il San Filippo Neri, mancano 14 minuti più recupero al termine di questo match, in ultimo quarto d'ora di gioco, primo calcio d'angolo del secondo tempo per il San Filippo Neri. Andrà a battere con il destro a rientrare, troppo profondo sul secondo palo, ha sferrato quel pallone con la testa Perrone, palla dall'altra parte, rimessa laterale ancora per il San Filippo Neri, che ha effettuato un altro cambio. Entrato Tufani con il numero 20. Al posto del numero 19 Bocci. Tufani va a profondo in area di rigore. Non ci arriva nessuno, di testa siamo già dall'altra parte con Ciarnello che stoppa il pallone e si affida a Sebastiani. Giro palla ancora verso Tufani, che è appena entrato, poi perde palla Sebastiani. Tufane alza il pallone, a centrocampo arriva ancora Capitan Bianchi, il più vivace ancora dei suoi, scambia con 20, rimane, subisce fallo qui 20, è rimasto in 10 uomini, la Real Miami si è assestata in questi ultimi 10 minuti più recupero, ancora 3-0 il risultato, ricordiamo l'espulsione del numero 16 Piccirillo per doppia ammonizione, ammonizione per il fallo e susseguente espulsione per proteste contro l'arbitro. La battere va Bianchi. Posizione molto pericolosa, dalla rincorsa si presume che Bianchi andrà diritto verso la porta. Rincorsa di oltre 5-6 passi per Bianchi. Va verso la porta, prende in pieno la barriera, va ancora verso Bianchi che può cacciare ancora, prende il muro che è ancora, si chiama Sebastiani questo muro, le ha prese tutte Sebastiani. Scambiano i due, Perrone e Bianchi, poi perde palla ancora sull'attacco di chi? Di Sebastiani, che poi lancia profondo. Altobelli la copre, poi Cannas in avanti, di testa ci arriva Cacioni, ancora Cacioni, scambia con il numero 10 Bracci, poi scambia con Sebastiani che perde il pallone, il suo primo pallone in questo match. Allora in avanti Saltarelli,
scambia con il numero 20 Tufani, che può anche crossare. Tufani sul secondo palo, c'è De Marini, si entra sul mancino. Tufani vuole calciare da lì, scambia al limite, il cross deviato, calcio d'angolo per il San Filippo Neri, in vantaggio di 3 e gol a 10 minuti al termine della partita, in vantaggio anche di un uomo. Mentre è entrato in campo anche il numero 18 Abdallah per il San Filippo Neri. Cross sul secondo palo, ci arriva con la testa il numero 17 De Marinis, che appoggia il pallone al portiere. Bene qui l'intervento del numero 13 Sebastiani, che sventaglia sulla sinistra dove c'è ancora De Marinis. La spinta del numero 17 rientra sul destro, può tirare, invece scambia con Bisci, che può crossare sul secondo palo, fuori gioco però, segnalato verso Bisci. Fatto l'ennesima sovrapposizione, vince il contrasto il numero 10 Bianchi. Siamo già dall'altra parte con il numero 20, il numero 21 Venti contro Cernello. Non passa però Venti a Cernello. Sebastiani scambia con Tufani, in avanti Abdallah, ancora Tufani, ancora Abdallah, palla ancora buona per i due nuovi entrati, che poi perdono il pallone in mezzo a tre giocatori in maglia gialla. Venditti ne esce vittorioso dal duello, scambia con il numero 10, che poi perde il pallone ancora Venditti, poi si ripoggia indietro da Altobelli, ancora Bianchi, lancio in avanti dove non c'è nessuno, ci arriva ancora Cernello, stoppa bene il pallone Bisci, serve in avanti ancora De Marinis. Centrocampo, si torna da Bracci, Adamo, Abdallah, lascio in avanti profondo verso De Marinis, che non ci arriva perché è troppo profondo il lancio del numero 13 Sebastiani. 9 minuti più recupero, ancora 3-0 per il San Filippo Neri. Venditti scambia con Perrone, che si dimentica del pallone. De Maio in avanti a cercare ancora Perrone, arrivato la sponda di Venditti, poi Bianchi si gira a cerchio di centrocampo, allarga il pallone verso il mancato stop di Gilardi, che rega la palla alla San Filippo Neri. Bisci respira prima di battere la rimessa laterale, mentre si a centrocampo ci lascia le scarpe Bianchi. Va Bisci a cercare Bracci, ma ancora scambia con Bisci. Saltarelli, gira indietro da Adamo, attaccato da Venti, va sulla destra Adamo da Tufani, da là anticipato dall'intervento di De Maio, ma il campo è finito, ancora rimessa laterale per San Filippo Neri. Lancio in avanti di Venditti a cercare Venti, uno contro tutti Venti in questi ultimi minuti del match. Lancio in avanti sulla sinistra dove non c'è nessun giocatore in maglia gialla, non sbaglio tantissimi passaggi corti e semplici, la formazione del Real Miami regalando sempre di fatto la rimessa laterale al San Filippo Neri. Tufani, basta la rimessa laterale del profondo a cercare Abdellà, anticipato, palla che diventa buona per il San Filippo Neri a centrocampo con Bracci, lancio in avanti, stop di tacco addirittura lezioso di De Maio, Abdellà vince il contrasto, poi Bianchi a centrocampo, finta di lancio, poi va via in dribbling, perde però il pallone Bianchi, la recupera con il numero 10 Bracci. Palla Abdallah, lancia in avanti a cercare Sebastiani, capisce tutto, l'intervento ottimo di Altobelli. Tufani. Intervento di De Maio, fa ricadere i suoi, ancora rimessa laterale per il San Filippo Neri, che va con Tufani a cercare De Marinis in diagonale. Lenzo l'inserimento di Abdallah che non arriva, la recupera Tufani, scambia con Venditti, in dietro da Cannas. Eccolo qui il numero 2,
sul pallone, cercare il numero 14 Gilardi, che può partire la diagonale. Rischio, abbiamo corso un rischio altissimo qui nella nostra postazione. Picciucchi, stoppato il pallone proprio verso di noi. Bisci, Adamo, siamo ancora con Caccioni, poi Tufani. Manda via Tufani al numero 7 De Maio, non c'è riuscito Tufani. Ancora Tufani, scambia con Abdallah, centralmente da Bracci, indietro da Caccioni. Scambia ancora sulla destra i tre giocatori del San Filippo Neri, che escono in bello stile, poi perdono palla dall'inizio. Ottimo intervento ancora di De Maio, il migliore dei suoi in fase difensiva. E poi si appoggia in dietro, rischio. Palla che arriva in qualche modo a De Maria, che sbaglia in avanti, la verticale. Allora c'è il numero 10 Bracci, che calcia, vuole chiuderla definitivamente. Bracci non trova però lo specchio della porta. Questione di millimetri. Ancora 3-0, mancano 5 minuti scarsi più recupero al termine di San Filippo Neri, Real Miami. 3-0 ancora il parziale. Il gol di Chiaiese, Carta e Saltarelli. Gilardi da Bianchi, che sbaglia lo stop. Bene qui Bracci a servire in avanti ancora De Marinis, va sul sinistro, può anche crossare. Ultimo intervento di Cannas, che non si è fatto saltare per l'ennesima volta. Salta, ha vinto il duello Cannas. Rimessa laterale allora per il San Filippo Neri. Bisci di testa, ci arriva Bianchi a stemperare l'intervento. Ancora Bianchi, lancio lungo a cercare i 20, stoppa bene il pallone, può andare via il numero 21. Serve Gilardi, sbaglia però qui l'intervento Gilardi, semplicissimo passaggio verso Bianchi, dentro la cosa più difficile per Gilardi. Siamo già con De Marinis, calza benissimo questo pallone, intervento ancora strepitoso di De Maio, ancora palla buona, Altobelli in avanti per cercare l'intervento di Bracci, chiuso da Altobelli. Non era Altobelli a trovare la verticale, era il numero 16 Sebastiani. Altobelli è stato l'intervento provvidenziale, perché a tu per tu c'erano Bracci e De Maria. Bocci scambia, anzi Tufani scambia con Abdallah, in area di rigore. Arriva il 4-0 di Saltarelli, minuto 37. Non si sa come, perché si erano fermati tutti, forse per cercare una posizione di fuorigioco che non è arrivata. Scambio in area di rigore con Altobelli, che trova la, con scusa, Saltarelli, che trova la sua doppietta. Quel rumore che avete sentito è il palo interno. C'è una piccola porta all'interno dell'altra porta, il pallone è andato a scheggiare quella piccola porta, e per questo che abbiamo avuto un attimo di titubanza sia noi che i 22 giocatori in campo, perché neanche loro avevano esultato. Però il gol è buono, è 4-0. Ha trovato la doppietta Saltarelli. 38 minuti di gioco, ne mancano 2 al termine di questo secondo tempo più recupero. Il San Filippo Neri che sale a 21 punti, vede, intravede la zona playoff. 10 punti rimangono il Real Miami dopo la sua 14esima partita disputata quest'oggi. La classifica dice ora che il Real Miami è al terz'ultimo posto. Però prova ancora ad attaccare con Perrone sulla fascia sinistra, va via due giocatori, ancora Perrone. Ora scambiate con sulla sinistra con Venditti, pallone troppo lungo. Ora aspettiamo soltanto che l'arbitro ci dica quanti minuti di recupero ci separano dalla fine di questa vincente San Filippo Neri Real Miami. Finora il parziale dice che c'è stata una sola squadra in campo. Così è stato, 4-0 per la formazione di casa. Ribadiamo che è rimasto anche in 10 il Real Miami per buona parte di questo secondo tempo, per l'espulsione di Piccirillo. Rimessa laterale battuta ora da Perrone. Anzi, ancora era buono il pallone, scambia De Maio con Perrone.
Ti lascio anticipare qui Giraldi. Può ancora correre Bisci, che ha corso veramente tanto. Il pallone però è troppo lungo, infatti esce. Applaude comunque Bisci, il suo compagno di squadra. Era il numero 17, De Marinis. Ora capitano è Cernello, lancio davanti verso l'altro capitano, che è Bianchi, Adamo. Scambia dietro con Caccioni. Poi Cernello. In avanti a cercare De Marinis. L'arbitro non dà neanche un minuto di recupero. Dopo 40 minuti il parziale rimane quello, 4-0 tra San Filippo Neri e Real Miami. Ribadiamo i marcatori: l'1-0 segnato Chiaiese dopo 5 minuti, il 2-0 è arrivato il gol di l'Eurogol di Carta, poi il gol di Saltarelli al termine del primo tempo, e a 5 minuti dal termine la doppietta di Saltarelli.